Quante volte avete corso lungo i prati? Avete mai immaginato di essere molto piccoli e di vedere l'erba da vicino? Ancora più vicino. È popolata da strane creature, non sempre belle. E chi è questo individuo particolare? Pare molto vorace. Ma non c'è nulla di cui preoccuparsi. È un bruco. Un bruco di Macroglossum stellatarum, o sfinge del Gallio. È conosciuta anche come sfinge colibrì, per il volo molto simile a questi piccoli uccelli, con un'alta frequenza di battiti d'ala. Anche se il video è rallentato di 10 volte, rimane ancora difficile distinguere bene l'ala in movimento. Guardandosi bene attorno, di bruchi in ogni caso se ne possono incontrare parecchi, come questo. Oppure questo. O anche questi. Guardate con attenzione il bruco di destra. Ha già cambiato colore. Acceleriamo un po' e vediamo cosa succede. Si è trasformato in crisalide. Accelerando ulteriormente il video, si noterà che cambierà un po' il colore, scurendosi. Resterà così per 9 o 10 mesi, per poi, la prossima primavera, diventare una splendida farfalla, la Zerinthia polixena. Ovviamente, se sono molti bruchi, altrettanto numerose sono le farfalle. Come questa piccola falena dal nome impronunciabile, la Lapiropteron crisidiformis. O anche questa piccolina di colore azzurro. Credo che il nome Cupido sia azzeccato. Ma sono convinto che l'aspetto che più colpisce di questi colorati insetti sia il volo. Osserviamo al rallentatore la grazia dei movimenti di questa Leptidea sinapis. Meno aggraziato, ma altrettanto efficace, è il volo di questo bombo. Thank you.
La stessa praticità nel volo del bombo è adottata dalle api, nella sincronia delle operaie, negli atterraggi e nelle ripartenze. Ma fra gli insetti volano anche i meno probabili, o almeno così parrebbe dall'aspetto. Sugli specchi d'acqua, acqua di cui i prati non possono fare a meno, troviamo gli insetti più abili al volo. Stiamo parlando di damigelle e libellule. Nonostante queste frecce alate appartengano allo stesso ordine, hanno caratteristiche fisiche diverse. Si distinguono quando sono posate, in quanto le libellule tengono le ali aperte orizzontalmente, mentre le damigelle le tengono verticali e chiuse sopra il corpo. Le libellule sono predatrici eccezionali. Un recente studio ha calcolato che circa il 97% degli attacchi va a buon fine. Nessun altro predatore nel mondo animale ha percentuali così alte di riuscita. La struttura aerodinamica del corpo ed un molto sviluppato pterotorace, che è la zona del corpo dove sono inserite le ali, consentono a questi insetti la possibilità di raggiungere la velocità di quasi 50 km orari. Le quattro ali consentono di controllare accuratamente i movimenti del volo. Osserviamo questa capacità di controllo a rallentatore. Dopo la libellula, la damigella. L'accoppiamento risulta complicato. Lo sbocco genitale maschile è al termine dell'addome, ma l'organo copulatore subito dopo il torace. Questo costringe il maschio a prendere gli spermatozoi dal termine dell'addome per portarli all'organo copulatore, per poi afferrare la femmina dietro il capo con i cerci ed indurla a piegare l'addome per l'accoppiamento. Se la cosa va a buon fine, le due libellule formano una specie di cuore. Terminato l'accoppiamento, il maschio continua a tenere la femmina per la testa, anche durante l'ovodeposizione, che avviene su piante in prossimità della superficie dell'acqua. A volte, come stiamo vedendo, con parecchie interferenze. Degli insetti formidabili. Dall'acqua torniamo ora nei prati. Come abbiamo già visto, sono molti gli insetti che si possono incontrare, come la mimela Juni, dalle particolari antenne, la colorata Lacnaia italica, il Nasuto Lixus pulverulentus, o l'Oedemera nobilis dai riflessi metallici. Gli insetti che abbiamo visto finora hanno dimensioni relativamente grandi, ma esistono insetti di dimensioni molto più piccole. Stiamo parlando degli afidi, chiamati anche pidocchi delle piante. Spesso sono allevati, curati e soprattutto difesi dalle formiche, che ottengono in cambio la melata. La melata è una secrezione zuccherina emessa dagli afidi,
e rappresenta una fonte di cibo per molti insetti, tra cui le formiche. Osservate come la formica preleva la goccia di melata. Sono molti gli insetti che desiderano questa prelibatezza ed alcuni, di nascosto, imitano la stimolazione che le formiche fanno con le antenne per far secernere la melata agli afidi. Ma sta succedendo qualcosa. E non è un ladro di melata, è qualcosa di molto peggio. Un predatore di afidi. Una coccinella ha incominciato a nutrirsi di piccoli afidi, creando scompiglio. Le formiche accorrono per allontanare il nemico, ma non sarà per nulla facile. Un'altra coccinella si è unita all'assalto. Una formica tenta di trascinarla via, ma desiste. Alla fine le formiche ottengono l'effetto desiderato. Le coccinelle si ritirano. Gli afidi sono salvi. Abbiamo visto dei temibili predatori tra gli insetti, ma vi sono altri abitanti dei prati altrettanto temibili, i ragni. Abili costruttori di ragnatele, sono muniti di 8 zampe e del più delle volte di 8 occhi. Non sono insetti, ma appartengono alla classe Arachnida. La classe Arachnida non è composta esclusivamente dai ragni. Ad essa appartengono gli acari e le zecche, gli opilioni e anche gli scorpioni. Ma tra questi solo i ragni producono le ragnatele. Le ragnatele vengono costruite tramite le filiere. Le filiere sono organi specializzati di forma conica, posti nella zona terminale dell'addome del ragno, atti a secernere la seta per la costruzione di ragnatele. Ragnatele che hanno molti usi, come ad esempio i fili per gli spostamenti. Non tutti i ragni utilizzano le ragnatele per catturare le prede. Alcuni fanno affidamento sulla vista e sulla velocità. Altri distruggono la propria ragnatela al tramonto, per poi ricostruirla al mattino successivo, come questo Araneus angulatus. I giovani, mancando di esperienza, possono scappare in presenza di prede più grandi di loro. Questa cavalletta, ad esempio, è salva. A qualcun altro non è andata altrettanto bene. Ma qualcos'altro sta attirando l'attenzione di questa femmina di Argiope Bruennichi. Ed ecco che il ragno estrae la seta per avvolgere il prossimo pasto. È estremamente veloce in questa operazione. Non ha tempo da perdere. Deve riposizionarsi al centro della rete per nutrirsi, ma soprattutto per controllare la ragnatela e continuare la caccia. Ne va del suo futuro. I ragni hanno un intestino alquanto stretto, che può ricevere cibo solo in forma liquida. Alcuni pompano enzimi digestivi nella preda e poi succhiano i tessuti liquefatti. Altri macinano prima la preda con le appendici poste vicino alla bocca e poi utilizzano sempre gli enzimi digestivi per facilitarne l'assimilazione. Lasciamo questi predatori dall'aspetto poco piacevole per andare ad incontrare un gruppo di insetti che prevalentemente ascoltiamo. Li riconoscete?
sono i grilli, appartenenti all'ordine degli ortotteri. Gli ortotteri sono quegli insetti che normalmente chiamiamo cavallette. Essi sono noti per emettere canti caratteristici per ogni specie, principalmente mediante un apparato stridulante. I suoni vengono prodotti dallo sfregamento tra le nervature delle ali o per sfregamento delle ali contro i femori posteriori. La stridulazione è generalmente una caratteristica maschile, ma in alcune specie può essere presente anche nelle femmine. Caratteristica comune a molti di loro è la capacità di mimetizzarsi, anche se a volte, come in questo caso, non riesce molto bene. Siamo oramai a fine giornata e bisogna prepararsi alla notte. Qualcuno lo fa aggrappandosi strettamente agli steli nell'erba. Altri stanno già dormendo. C'è anche chi non è per nulla preoccupato. Chi invece cerca riparo all'interno di un fiore che deve ancora aprirsi. E chi si concede un ultimo pasto prima di addormentarsi e dare spazio alle creature notturne. Come le lucciole, temibili predatrici di lumache quando sono allo stadio di larva. Vediamo qui una femmina adulta, non vola, ma si muove sul terreno, in attesa del maschio. E questo è il maschio, provvisto di ali. Il mondo della notte è un mondo a sé stante, complesso quanto quello diurno, e ci vorrebbe troppo tempo per descriverlo ora. Per questo motivo ne parleremo un'altra volta.